questa la scomparsa del leader militare di Hamas possa portare ad un cessate il fuoco a Gaza. Mi auguro che questo accada. Così il ministro degli esteri Tajani sull'uccisione del leader di Hamas da parte dell'esercito israeliano. E l'uccisione di Sinwar piomba nel mezzo del vertice europeo di Bruxelles, dove la crisi medio orientale rientra tra le priorità, e domani a Berlino se ne parlerà anche nel summit tra il presidente americano Biden, quello francese Macron, il cancelliere tedesco Scholz e il premier britannico Starmer. Non partecipa invece il presidente del Consiglio Meloni, che domani dovrebbe essere in Libano e in Giordania, missione delicata alla luce anche dell'uccisione di Sinwar, alleato degli Hezbollah libanesi. Nel vertice europeo spazio anche i temi sull'immigrazione, prima attraverso un prevertice fortemente voluto da Meloni, poi nell'incontro ufficiale con i 27, dove si è discusso del piano italo-albanese. Apprezzamenti sono arrivati dal presidente della Commissione europea von der Leyen e da altri leader dei paesi, in particolare dell'Est. Mancano invece quelli di Francia e Germania.